Oggi in Abruzzo le celebrazioni per rinnovare il 25 aprile 1945, la data che segna la liberazione italiana dal nazifascismo. Le immagini di Alberto Capo ci portano a Taranta Peligna, il luogo simbolo della resistenza abruzzese e delle gesta eroiche della Brigata Maiella, unica brigata partigiana insignita della medaglia d'oro al valore militare. Mattinata accompagnata da un caldo sole e sempre ricca di significati, ma soprattutto occasione per ribadire alcuni valori fondanti di civiltà sanciti peraltro anche dalla Costituzione, ovvero libertà, democrazia, solidarietà e ripudio della guerra. 5 anni fa qui venne il Presidente della Repubblica Mattarella a rendere omaggio proprio alla Brigata Maiella. Cerimonia sempre emozionante in cui oltre alle istituzioni, all'ANPI e a CGIL CISL UIL hanno preso la parola alcuni studenti del liceo scientifico di Casoli che hanno raccontato alcune testimonianze fornite loro dai nonni. Ed ora alcuni contributi. Gianpaolo Rosato, sindaco di Taranta Peligna, nel suo breve intervento ha ricordato diverse cose. Una in particolare mi ha colpito: la resistenza è una storia plurale. È una storia plurale, è una storia condivisa, è una storia di popolo, è una storia spontanea. Noi ci scordiamo sempre, noi pensiamo alla storia come un qualcosa di lineare, alla fine vincono gli alleati, e non era così. Tutti quanti si unirono quando tutto era ancora in dubbio e si rischiava davvero la vita. Ed erano ragazzi, erano uomini che finita la guerra, finita questa lotta di liberazione contro uno degli eserciti più potenti e spietati del mondo, tornò alle proprie case a fare quello che avevano sempre fatto, lavorare, e spesso vennero anche dimenticati. È la storia di tutti. Altra cosa, si combatteva sì, ma per dignità, non per odio. Sì, è la frase di Calamandrei che raccoglie meglio lo spirito della resistenza. Nessun patriota partigiano della Brigata Maiella ha odiato nessuno, tutti quanti hanno amato la patria. Io ho avuto la fortuna di conoscerne tantissimi e quando ero piccolo ho iniziato a capire chi erano e cosa avevano fatto, gli facevo tante domande. A una sola domanda non mi hanno mai risposto, quando gli chiedevo, ed era un ragazzino un po' impertinente e così, ma tu hai mai ucciso qualcuno? Lì non me ne parlavano mai. Lucio Laudadio, consigliere comunale di Lama dei Peligni, lei in qualche modo è da portavoce per l'amministrazione, per il sindaco. Questa manifestazione, come anche le altre degli anni precedenti, si è qui un po' per necessità? Guardi, io credo che non sia solo per necessità, ma assolutamente per scelta. Cioè, bisogna scegliere dei valori ai quali fare riferimento. Quelli portati avanti dalla resistenza sono quelli che ci fanno stare qui oggi, così come negli anni passati, così come determinarono le scelte che fecero i partigiani nel 43, nel 44, nel 45. Quindi necessità, ma soprattutto scelta. A proposito di scelte, suo padre era un maiellino. Esatto. Mio padre fu partigiano, sottotenente della Brigata Maiella e fin dai primissimi giorni, settimane della formazione della brigata si arruolò e fece tutto il percorso fino a Brisighella, fino poi allo scioglimento della brigata ad Asiago in Veneto. Che cosa raccontava? Guardi, raccontava tante cose. Forse se posso citare un episodio cui lui teneva tantissimo: la conquista di Monte Mauro, un rilievo collinare in Emilia Romagna, che fu conquistato dal suo plotone e che gli valse poi anche una medaglia al valore sia italiana che polacca. Era uno degli episodi cui lui teneva di più, ma naturalmente questo era un episodio bellico. I valori poi della resistenza erano quelli che raccontava sempre tenere alti. Landini, il 25 aprile è una data carica di storia. Sì, è una data carica di storia e di significato. Io credo che essere oggi qui in un luogo più che ogni altro, che è simbolo della resistenza, una resistenza plurale a cui hanno partecipato persone di fede politiche diverse, sia un significato importante. Averlo fatto come stiamo facendo adesso, con la presenza di ragazzi e ragazze di un liceo, significa riattualizzare questi valori, tramandarli. Oggi che gli uomini della resistenza hanno perso la gara con la carta identità, noi possiamo solamente raccontare, e raccontare, fare memoria è l'unica possibilità per non morire e per non vedere svaniti quei valori che il 25 aprile del 45 hanno liberato l'Italia.
ci sono e chi sono oggi i partigiani? Ma i partigiani sono coloro che si battono per la libertà, per estendere quella libertà nel nostro paese. Certo, noi il pericolo del fascismo non si ripresenterà più in camicia nera, a parte che noi un anno e mezzo fa come CGIL abbiamo avuto devastata la sede, però ci sono questioni dirimenti dal punto di vista delle libertà che vanno salvaguardati. Penso al fatto che chi nasce in Italia, qualsiasi sia il colore della pelle, è un italiano, che le donne non sono di proprietà degli uomini, che le famiglie si fanno tra le persone che si vogliono bene, punto, e che il fascismo è un crimine. Tutte queste cose lasciano ancora uno spazio per i democratici, per gli antifascisti, per costruire un'Italia migliore. Antonio Iovito, c'è sempre tanto da raccontare, anche oggi come nel passato, no? Nelle altre manifestazioni del 25 aprile. Sì, noi insistiamo in questo, soprattutto in questo periodo, ma noi lo facciamo da tutti gli anni come organizzazione sindacale. Anzi, quando erano ancora vivi i partigiani, venivamo insieme ai partigiani. Poi c'è stato un periodo di tempo in cui come organizzazione sindacale abbiamo mantenuto forte questo legame con il Sacrario, e c'è da raccontare, da riflettere e soprattutto per aprire una speranza che quei sacrifici non siano stati vani. Ecco, c'è sempre una cosa bella in queste giornate, l'incontro tra il passato, il presente e il futuro, tanti ragazzi. Sì, noi stiamo, come è stato preannunciato, predisponendo un progetto sull'80° anniversario della Brigata Maiella, insieme alle organizzazioni, le associazioni. Ci sarà il 5 di dicembre, se non ricordo male. Allora, si parte, l'80° parte dal 5 di dicembre, che è la Costituzione qui di quest'anno, qui in provincia di Chieti, a Casoli. Mentre poi proseguirà sul Mona, proseguirà nelle altre regioni, nelle Marche, proseguirà nell'Emilia Romagna e anche in Veneto. Quindi stiamo mettendo insieme, abbiamo promosso un comitato che farà il programma definitivo di queste iniziative, e i protagonisti di queste iniziative, non standoci più i partigiani, saranno i giovani, i ragazzi, le scuole. Abbiamo proposto di fare dei gemellaggi tra le varie scuole e quindi proseguiremo per dare questo messaggio, che è un messaggio straordinariamente, diciamo, di democrazia, di partecipazione, di libertà, di coscienza civica, che non deve scomparire. Cecilia, lei nel corso del suo breve intervento ha detto una cosa che mi ha colpito molto: il 25 aprile è una data che divide, perché? Sì, io ritengo che il 25 aprile possa essere definita una data divisiva, ma non nel senso, nell'accezione solita con la quale lo si intende, ma 25 aprile è divisivo nel senso che divide da un prima e un dopo. Quindi dal 25 aprile del 1945 il passato non è più esistito e si è entrati in una nuova dimensione, diciamo così, che è quella dell'Italia repubblicana nata dalla Resistenza. Sicuramente si sta meglio adesso, no? Sicuramente si sta molto meglio, senz'altro, con la guerra di liberazione e quindi con la nascita della Repubblica abbiamo abbandonato tutto il sistema di governo dittatoriale che abbiamo avuto per 20 anni, e quindi ci sono delle libertà che oggi diamo per acquisite, che però non sono poi così anziane. Lei è giovane, e allora le faccio quest'altra domanda: come lasciare il testimone magari ai ragazzi ancora più giovani di lei? È facile, difficile? Cosa bisogna fare? Allora, bisogna con i ragazzi semplicemente parlare, perché i ragazzi apprendono facilmente, diciamo che sono un po' come delle spugne, quindi se si riesce a trovare una classe insegnante abbastanza sensibile, che sia attenta, basta semplicemente approfondire quelli che sono gli argomenti della storia della Resistenza, e qui in Abruzzo in particolar modo della Brigata Maiella, e quindi trasmettere il testimone viene in maniera del tutto naturale, possiamo dire. La signora Gianna è una pronipote di Minorello Simoni. Sì, sì. La prima volta che venite? La prima volta che veniamo. Lui è un partigiano della Brigata Maiella di Campotosto. E non sappiamo la data precisa nella quale è scappato, diciamo, dal paese, perché pare che siano venuti i tedeschi proprio davanti casa, e lui, con una scusa di prendere una giacca, è uscito, diciamo, dal retro della casa ed è scappato. Il percorso che lui abbia potuto fare, e quindi poi dove abbia potuto incontrare gli altri patrioti della Maiella, non sappiamo, se magari
Montereale, Leonessa, già magari Pesaro, non sappiamo dov'è. Sappiamo di certo che è morto in una battaglia a Brisighella, perché è stato ferito gravemente da una mina ed è morto in ospedale a Brisighella l'8 dicembre del 1944. Sandro, vedo accanto alla fotografia di Minorello Simoni anche una medaglia di bronzo al valor militare. A tutti i maiellini è stata conferita, a tutti i maiellini caduti è stata conferita una medaglia di bronzo al valor militare, e questa è una certificazione, diciamo, di morte. È l'unica cosa che noi abbiamo di questo zio, insomma, a casa. Ecco. All'epoca non c'era, cioè, sicuramente non ha potuto scrivere lettere, quindi non c'è stata corrispondenza. Abbiamo solo saputo, ecco, che era deceduto lì. Carlo Troilo è il figlio di Ettore Troilo, uno dei tanti maiellini. Se io le dico questa data, Carlo, 5 dicembre 43. È una data che non posso dimenticare. Io avevo 5 anni, però ricordo quando i tedeschi sono entrati a Torricella e preso tutti gli uomini. Mio padre fuggì, si nascose nella soffitta, andò in campagna e formò il primo gruppo di partigiani. Tantissime ancora le emozioni in cuor suo? Tantissime, e soprattutto mi fa piacere vedere quanta gente, quanti giovani partecipano. C'è bisogno di democrazia, c'è bisogno di socialismo democratico, di progresso, e quindi dobbiamo continuare a batterci per questi valori che sono fondamentali. Per commemorare i caduti di tutte le guerre, io credo, no? Sì, siamo qui a ricordare la nostra libertà, per quegli uomini che hanno combattuto per noi, per l'Italia intera e per la pace di tutto il mondo. Signora, perché si trova qui? Per ricordare per commemorare i partigiani che sono caduti per la liberazione. Il fazzoletto della brigata. Sì, io sono molisana veramente, mi è stato regalato dal presidente della brigata Maiella e lo porto perché mi fa onore, mi onora. Giovanni Legnini, qui si raccontano anche storie, che tipo di riflessione possiamo fare? La festa della liberazione è il 25 aprile qui al Sacrario, e ogni anno occasione per rinnovare memoria, ricordi, impegno, valori, perché questo è un luogo simbolo, è il luogo simbolo della resistenza abruzzese, delle gesta eroiche della Brigata Maiella, che dalle montagne abruzzesi risalì la penisola fino al Veneto, contribuendo non poco alla liberazione di molte aree del nostro paese. Ecco perché noi abruzzesi ne dobbiamo essere fieri, orgogliosi. Ovviamente per motivi anagrafici ormai i maiellini sono tutti in cielo, però che cosa rimane? Rimane un patrimonio di coraggio, di idealità molto forti, appunto di fierezza, di amore per la libertà, per la democrazia, di onore. Sono alcuni dei valori che noi dobbiamo non soltanto conservare ma far vivere. Vedo che anche le nuove generazioni, per fortuna, a volte soprattutto le nuove generazioni, ne sono testimoni, come è accaduto qui questa mattina con i ragazzi della scuola di Casoli. Legnini, lei ormai sono tanti anni che è qui per queste celebrazioni. Ecco, 5 anni fa arrivò addirittura il Presidente della Repubblica Mattarella. Fu una visita storica quella del Presidente Mattarella, che accettò l'invito di molti di noi e che in occasione di quella sua visita carica di significati affermò un dato non notissimo a noi abruzzesi, che invece è molto rilevante, e cioè la resistenza italiana inizia in Abruzzo, muove i primi passi in Abruzzo, con la battaglia di Lanciano, con la resistenza nella montagna abruzzese, in altri luoghi della nostra regione. I partigiani abruzzesi, la storia della liberazione abruzzese, i sacrifici eroici degli abruzzesi costituiscono
un tassello fondamentale della storia patria, e questo deve inorgoglirci.